Siamo ad anteprima a Marone 2012 con il presidente del consorzio della Valpolicella, Cristian Marchesini. Cristian, questa è la 13ª edizione. Di strada ne avete fatta, ma quanta? Com'è la differenza tra il 2003, che è quando avete iniziato, e il 2016? Beh, la differenza intanto è questa: per me è la 3ª edizione, quindi un'edizione assolutamente importante. C'è stato praticamente un passaggio generazionale. 13 edizioni fa si parlava solo, c'erano solo le aziende storiche della Valpolicella. Adesso siamo arrivate a 74 presenze di aziende che credono nel territorio e che hanno investito, sono soprattutto aziende innovative, emergenti, che credono in questo grandissimo prodotto. Bene, e l'annata 2012 come la definiresti? È un'annata da 4-5 stelle, è un'annata importante dal punto di vista qualitativo, si presenta nella media leggermente superiore per quanto riguarda la gradazione alcolica, però nel contempo un vino che si presenta morbido, rotondo, senza quelle sfumature erbacee che possiamo trovare in qualche annata un po' più difficile, e di un sentore di frutta matura e di confettura. Quindi siamo a grandi livelli anche nel 2012. Molto bene. E un bicchiere di Amarone quando va bevuto? Beh, se fosse per il presidente, il bicchiere di Amarone va bevuto, no, ma va bevuto sempre nelle occasioni importanti. In realtà è un vino estremamente, come posso dire, che si adatta a varie situazioni, quindi grandi eventi, si adatta a grandi piatti, però insomma, vogliamo dirla tutta, è un vino che si beve volentieri sempre. Siamo con l'azienda Albino Armani, con sede a Dolcè, e i vigneti nella zona storica della Valpolicella a Marano, un'azienda con una lunga tradizione. Che cosa volete voi dal vostro Amarone? Come lo immaginate un vino? Penso che il pensiero di Albino Armani per tutti i suoi vini sia quello di produrre dei vini molto tipici di una zona, con una spiccata personalità che esprima esattamente lo spirito della zona di produzione, e questo vale anche per i nostri vini della Valpolicella e per il nostro Amarone, che esprime questa provenienza di alta collina. Siamo tra Pezza e Marano di Valpolicella, appunto, ad un'altitudine che varia tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare, quindi una fascia di alta collina, ed è questo che influenza anche la caratteristica di questi vini, che si distinguono insomma per la finezza, l'eleganza e una spiccata acidità. Siamo con l'azienda Aldegheri, un'azienda familiare dal 1956 nel cuore storico della Valpolicella. A lui chiediamo com'è l'annata 2012. È stata una bellissima annata, molto bella e molto redditizia, diciamo, come annata. Siete soddisfatti? Siamo quindi soddisfatti di questa annata, come del resto delle ultime annate, che sono abbastanza buone, insomma, non come l'ultima che è stata il 2015, che è stata eccezionale. Comunque una bellissima annata che è il 2012, infatti si vede anche dei risultati dei nostri vini, penso, spero. Siamo con Francesca Sartori dell'azienda Roccolo Grassi di Mezzane. Quello che chiedete voi al vostro vino è carattere e personalità. Come si fa ad ottenere un vino così? Direi che dobbiamo lavorare benissimo in vigneto, cercando di mantenere ed interpretare al meglio l'annata. Quindi cercando di capire il clima e con questo integrarlo ai nostri vini. Cercando di dare sempre il meglio, nel senso che ogni annata per fortuna è diversa, e noi dobbiamo estrarre veramente quel carattere unico che possiamo trovare nel nostro vigneto. Il vigneto è Roccolo Grassi, appunto, un terreno vulcanico dove vengono raccolte e prodotte solo uve autoctone, e da lì possiamo veramente dare l'identità e l'unicità al nostro vino. Siamo qui con Mara dell'azienda agricola Scriani, un'azienda nel cuore della Valpolicella a Fumane. Mara, com'è stata l'annata 2012? Beh, annata si può definire bella, non troppo difficile da lavorare, ha ottenuto buoni risultati, il tempo non ci ha dato particolari problemi, quindi un po' un'annata che viene da sé, abbastanza semplice,
sia da lavorare nel vigneto che poi in cantina. Normalmente ci ha dato anche dei buonissimi risultati, poi il vino, insomma, soprattutto poi l'amarone, che è il nostro gioiello, la nostra punta di diamante, se così si può definire, ci ha dato dei risultati spettacolari.